Dai, dai, dai.
autosufficienza e poi fanno la faccia di esponere
sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Diciamo insieme: Signore, abbi misericordia di noi. Signore, abbi misericordia di noi. Perché comprendiamo l'amore con il quale sempre ci perdoni, noi ti preghiamo. Signore, abbi misericordia di noi. Perché sappiamo perdonare a chi ci fa del male, noi ti preghiamo. Signore, abbi misericordia di noi. Perché siamo sempre aperti all'ascolto delle ragioni degli altri, noi ti preghiamo. Signore, abbi pietà di noi. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano in
sanguinolenti, hanno bisogno di incontrarti, di sentire il tuo calore materno e essere rassicurati dell'amore incondizionato del tuo figlio. Aiuta tutti gli uomini, o Maria, a cercare e trovare il volto misericordioso del tuo figlio. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Diciamo insieme, Signore, abbi misericordia di noi. Perché Maria tua madre ci insegni la via del vero amore, noi ti preghiamo. Signore, abbi misericordia di noi. Perché non ci abbattiamo nei momenti difficili, noi ti preghiamo. Signore, abbi misericordia di noi. Perché troviamo in te la forza di riprendere il cammino della fede, noi ti preghiamo. Signore, abbi misericordia di noi. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Thank you.
Simone di Cirene è stata una forzatura o un privilegio portare quella croce. Certamente per Gesù è stato un sollievo, un atto di autentica compassione molto apprezzato. A tutt'oggi il Cireneo è diventato il simbolo dell'uomo che si fa carico delle sofferenze altrui attraverso una solidarietà concreta e attenta ai bisogni dei fratelli. Dammi la grazia, oh Gesù, di diventare per amore il Cireneo di turno, per essere vicino a chi vive nella propria carne gli stessi patimenti della tua passione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme. Salvaci, Signore, per la tua misericordia. Salvaci, Signore, per la tua misericordia. Per quanti si sentono smarriti, soli e senza aiuto, noi ti preghiamo. Salvaci, Signore, per la tua misericordia. Per quanti cercano lavoro e una vita dignitosa, noi ti preghiamo. Per quanti sono ammalati, per quanti sono sofferenti, per quanti hanno ricevuto il contagio del coronavirus, noi ti preghiamo. Salvaci, Signore, per la tua misericordia. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore sia.
Asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Sì, ma voi nel tormento il volto del mio bene. Più grande del credente cercare e contemplare il volto di Dio. Gesù ci ha rivelato il volto misericordioso e visibile del Padre. Questo volto ora sembra irriconoscibile, imbrattato di sangue, sputacchiato, schiaffeggiato, non ha apparenza d'uomo. Solo la pietà di una donna coraggiosa si avvicina al condannato per asciugargli il volto che si imprime in quel sudario a suggello di una perenne e amorosa riconoscenza. O Gesù, imprimi anche nel nostro cuore la tua immagine per diventare sempre di più figli del Figlio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A Gesù crocifisso chiediamo perdono. Rispondiamo, donaci il tuo perdono, Signore. Per quanti si sentono nella colpa e non riescono a risollevarsi, noi ti preghiamo.
per i quanti sperano il perdono di qualcuno che hanno offeso, noi ti preghiamo. Per i quanti non sanno ancora affidarsi alla tua misericordia, noi ti preghiamo. Santa Madre di voi frate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Thank you.
la seconda volta. Ti adoriamo a Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo sotto i pesanti colpi della ribalta scorta. Quella croce non gli permette di andare più avanti, le forze vengono meno e stremato cade ancora una volta. Rivive nella sua pelle le tante cadute di una umanità stanca e fragile come quella di oggi, incapace di portare i pesi della vita con fermezza e coraggio. Non ci vuole molto per crollare nell'indifferenza e nell'apatia. Gli slanci d'amore per Gesù si trasformano ben presto in tradimenti che rinnovano le tue sue cadute. Guarda Gesù, anche le mie cadute sono segnate spesso dalla mia poca fede che non mi fa essere coerente e generoso nel rispondere alle tante ispirazioni che tu mi suggerisci. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secoli dei secoli. Preghiamo insieme e diciamo: salvaci, Signore. Perché non ci stanchiamo mai di chiedere il tuo aiuto, noi ti preghiamo. Perché impariamo ad annunciare a tutti la tua infinita misericordia, noi ti preghiamo. Perché tu ci liberi dalle sofferenze del coronavirus, noi ti preghiamo. Perché non giudichiamo quanti si trovano in ogni tipo di difficoltà, noi ti preghiamo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Thank you.
piaghe che porto in prezze sui figli e su voi stesse. Vi invito alla crima, serbate il vostro pianto, o sconsolate donne, quando le piazioni vedrete ruina. Quelle donne che si sentono smarrite stanno seguendo il loro maestro, incapaci di capire il mistero di quella passione. Piangono in silenzio, non hanno il coraggio di lasciarlo solo in quei tragici momenti, anche se sono consapevoli che non possono fare molto per lui. Tentano solo di avvicinarsi a Gesù il più possibile per fargli comprendere il loro dolore e il loro affetto. Come ricompensa hanno il conforto di sentire ancora una volta la sua voce suadente e consolante. Anch'io, Gesù, non riesco a fare molto per te. Vorrei almeno ricercare quei momenti preziosi per farti compagnia, ma spesso vengo preso dalla tentazione dell'attivismo che mi spinge a pensare che i bisogni della gente sono tanti e non si riesce ad avere un tempo prolungato per stare con te. Liberami, Gesù, dall'eresia dell'azione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo e diciamo: abbi pietà di noi, Signore. Per coloro che aspettano da tanto tempo una grazia da te, noi ti preghiamo. Per quanti si sentono mancare le forze in questo tempo di epidemia, noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Per chi vuole ricominciare una vita nuova nel tuo amore, noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Per tutti i medici, gli infermieri, i volontari, per quanti si prodigano per difendere la vita contro la morte in questo tempo di epidemia, noi ti preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano in terra del mio cuore. Poverò gli affetti miei nel silenzio e nel dolore, pianto amaro in tutte l'ore, verserò sul mio Gesù, bagnerò di pianto il legno dove è morto il dolce pene, a crudele, acerbe pene. Il mio padre non è più, e mi prenderà alla croce, lacerato, morto e sangue, dalle vene tutto sangue ha versato per mio amore. Son trafitte, son squarciate quelle mani sue divine, ed un serto d'aspre spine
suo capo ci piancò, i suoi piedi pur coplirti fino al legno della croce e una lancia dura atroce il contatto ancor gli aprì. La gioia del mio cuore e perché ti spinge amore dove mai quella bellezza che splendeva nel tuo viso schiaffi e sputi sorrapito nel tuo volto, mio Signore, sono aperte le tue piaghe, ai della terza me, ai dolore, ai pena amara, e già morto il Padre mio. E perché non muoia anch'io, come morto il mio Signore. Vieni, o morte, all'impietosa, morte che mi ascolta il pianto, tu mi intingi a legna accanto. Dove morto e redentore, e tu intanto croce brucia, folgorante tron d'amore, sempre pianto questo cuore, onde piaga il mio Gesù. Thank you.
Stazione nona, Gesù cade sotto la croce la terza volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Perdomo te rimira il Redentor languente, e sa che inutilmente per molti ad assani questo rido pensiero si al vivo il cuore gli tocca, che languido trabocca e sente si mori. Si rinnova la caduta. Gesù è ancora per terra. Le ingratitudini dell'uomo hanno appesantito oltre misura quella croce. Gesù offre all'uomo tanti segni della sua misericordia, compreso quello supremo del sacrificio della sua morte in croce. Ma sembra non compreso, non accolto, distratto da altri interessi. Non essere fedeli e riconoscenti al grande amore che Gesù offre a tutta l'umanità in modo incondizionato determina la sua ennesima caduta. Dammi la grazia, oh Gesù, di poterti aiutare a rialzarti da terra, riconoscendo con gratitudine il tuo infinito amore per me e diventando anch'io uomo di misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme, diciamo: salvaci, Signore Dio nostro. Salvaci, Signore Dio nostro. Perché ci apriamo ai disegni della tua infinita misericordia per tutti gli uomini, noi ti preghiamo. Salvaci, Signore Dio nostro. Perché comprendiamo intimamente di avere anche noi bisogno del medico celeste, noi ti preghiamo. Salvaci, Signore Dio nostro. Perché non condanniamo nessuno e rimettiamo a te ogni giudizio, noi ti preghiamo. Salvaci, Signore Dio nostro. Per tutti gli ammalati che sono ricoverati in questo momento nel nostro ospedale, per tutti i medici, gli infermieri, per tutto il personale, che il Signore possa benedire gli sforzi che si stanno facendo in questo periodo di epidemia, noi ti preghiamo. Salvaci, Signore Dio nostro. Santa Madre, che voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. E al Signor beccai nel mio profondo abisso, mi guardo crocifisso, pietà non mi scacciar, pietà non mi scacciar. O martire divino, che vendi dalla croce, ascolta la mia voce, che implora te pietà. O martire divino, che vendi dalla croce, ascolta la mia voce, che implora te pietà.
Stazione decima, Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. La Santa Croce hai redento il mondo, l'arca di Dio no mai del bel si vede d'arca. Le vesti che ricoprivano il suo corpo martoriato, e come se gli avessero tolto la dignità umana. Ora si sente più vicino a chi la dignità l'ha perduta per una propria libera scelta, distruggendo in se stesso l'immagine di figlio impressa dal padre, o a chi questa dignità è stata forzatamente tolta, riducendo l'uomo ad un puro apparato esteriore o ad un semplice oggetto di piacere. Ti guardo, Gesù, arrossisco pensando a come tratto il mio corpo e quello dei miei fratelli, dimenticando di essere persone abitate dalla pienezza dello Spirito Santo. Imploro da te perdono e sostegno per cercare di non perdere mai la mia dignità di vero figlio amato dal Padre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme, diciamo: Signore Gesù, abbi pietà di noi. Signore Gesù, abbi pietà di noi. Perché comprendiamo che amare significa accettare il sacrificio, noi ti preghiamo. Signore Gesù, abbi pietà di noi. Perché la tua umiliazione ci insegna ad essere veramente umili, noi ti preghiamo. Signore Gesù, abbi pietà di noi. Perché non ci stanchiamo di presentare a te la nostra sofferenza, noi ti preghiamo. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. E già sul duro tronco, già steso il mio diletto, il primo colpo aspetto dell'empia crudeltà. Colpi che inchiodano Gesù a quella croce sembrano spaccare il cuore più che le mani. Non ha più scampo, il suo cammino si è concluso. Se, come lui stesso diceva, il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, ora la sua dimora è diventata la croce. Se vogliamo cercarlo, sappiamo dove trovarlo. Disteso su quella croce ci indica la strada e ci aspetta. Altri sentieri diventano solo scorciatoie illusorie che ci allontanano dalla vera via. Fammi posto su quella croce, o Gesù, e dammi la forza per rimanermi per sempre. Anche in quella posizione, insieme a te, starò comodo e sicuro. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme, diciamo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Perché sentiamo rivolta a ciascuno di noi la tua parola di perdono, noi ti preghiamo. Perché il mistero della croce ci faccia conoscere sempre meglio il tuo mistero di amore, noi ti preghiamo. Perché non ci stanchiamo mai di chiederti perdono, noi ti preghiamo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
nel silenzio e nel dolore, pianto amaro in tutte l'ore, verserò sul mio Gesù, bagnerò di pianto il legno, dove porto il dolce pene, a crudele acerme bene. Il mio padre non è più, egli perde dalla croce, lacerato, morto e sangue, dalle vene tutto il sangue ha versato per mio amore. Son trapinte, son squarciate quelle mani sue divine, ed un certo d'aspre spine il suo capo cinge ancora, i suoi piedi pur conflitti miro al legno della croce, e una lancia dura atroce il costato ancor gli aprì. Vita gioia del mio cuore, e perché ti spingi amore a morir con te, Signore, a morir per me così. Stazione dodicesima. Gesù muore in croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, che con la tua santa croce hai redento il mondo. Vederlo orrenda morte del suo Signor non vuole, onde si copre il sole e mostra il suo dolor. Trema commosso il monte, il sacro vel si spezza, piango per tenerezza gli aperti monti ancora. Dopo una straziante agonia di 3 ore, tutto si compie nella totale consegna al Padre. La sua morte ha spalancato i cieli e fatto tremare gli inferi. Il pungiglione della morte si è spezzato, non ha più nessun potere, e quello che sembrava una sconfitta è diventata una vittoria. Dalla tua morte, Gesù, siamo rinati a vita nuova. La tua misericordia ha raggiunto l'apice, non possiamo più scappare. Inchiodato a quella croce, ci raggiungi ovunque e ci rassicuri che il tuo amore vince sempre. Basta alzare gli occhi, fissare quella croce e sentirsi rigenerati dalla tua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme, diciamo: donaci, Signore, la tua salvezza. Donaci, Signore, la tua salvezza. Perché accogliamo il tuo amore in tutte le vicende della nostra vita, noi ti preghiamo.
Donaci, Signore, la tua salvezza. Perché ci stringiamo a te nei momenti di maggiore difficoltà, noi ti preghiamo. Donaci, Signore, la tua salvezza. Perché non crediamo mai di averti stancato con i nostri peccati, noi ti preghiamo. Donaci, Signore, la tua salvezza. Fa che sperimentiamo la tua misericordia in questo tempo di epidemia, noi ti preghiamo. Donaci, Signore, la tua salvezza. Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Grazie.
carico, sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdonami. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdonami. I miei peccati, Gesù mio, perdonami. Sono stati i miei peccati, Gesù mio, perdo pietà. Sono stati i miei peccati, Gesù mio. Stazione tredicesima. Gesù è deposto dalla croce tra le braccia di sua madre. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E con la tua santa croce hai redento il mondo, tolto di croce il figlio. In quale stato accogli fra le tue braccia quel figlio adorato? Tu lo hai dato a noi, bambino, tenero e affettuoso. Noi te lo consegniamo piagato e senza vita. Tu lo contempli, fai memoria di quella breve vita trascorsa insieme in un rapporto filiale affettuoso e intenso. Ora sembra tutto finito. Anche se il tuo cuore si apre alla speranza e aspetti fiduciosa, abbi pietà di noi e stringi al tuo seno anche tanti altri tuoi figli straziati dal dolore, soprattutto quelli che hanno la morte nell'anima, che sono smarriti, incapaci di dare un senso alla loro esistenza, soprattutto quelli che sono stati colpiti dal virus. Consegna anche noi quel figlio che hai sulle tue braccia e rendici partecipi della tua stessa sofferenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo insieme, diciamo: donaci Signore la vera sapienza. Donaci, Signore, la vera sapienza. Ma che accogliamo la tua parola e la mettiamo in pratica senza paura. Noi ti preghiamo. Donaci, Signore, la tua sapienza. Ma che con l'aiuto del tuo spirito ti seguiamo sulla via della croce. Noi ti preghiamo. Donaci, Signore, la tua sapienza. Ma che non perdiamo mai la speranza di raggiungere bene la patria del cielo. Noi ti
Donaci, Signore, la tua sapienza. Santa Madre di voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Thank you.
il Figlio e il Padre, in te sola seme una chiesa al te nel sangue che versava, che versava il tuo Gesù. Mi conforti il cuore che l'acque mi conceda, mi conceda ancora virtù a seguire. Vorrei tuo Figlio, il mio sangue ancora versa, ma nell'ora del periglio sento il cuore, sento il cuore in te trema, del Calvario sulla via. Ti vorrei almeno seguire e soffrire con te Maria, contemplando, contemplando il tuo martirio. Ora il figlio che ferito, morto vedi, morto vedi in seno a te. Offri un sguardo impietosito, una lacrima per me. Tra i cipressi ognor mi agiro, ove mento passo io, caro teco nel martirio, ove il figlio tuo mori. Io lo feci e i falli miei, in che vivo piangerò. Ma te madre ancor mi sei, il perdono ti chiedo e avrò. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Tomba che chiudi in seno il tuo Signore già morto, sinché non è risorto, non partirò da te. Alla spietata morte allor dirò con gloria, dov'è la tua vittoria, dov'è, dimmi dov'è. È il momento del silenzio. Una tomba scavata nella roccia racchiude corpo e anime
del figlio di Gio. E il chicco di grano che sepolto in terra si prepara a far sbocciare una vita nuova, piena di luce e di eternità. Siamo in attesa del trionfo della vita sulla morte. Ne abbiamo bisogno, perché le nostre esistenze sono imprigionate nei sepolcri dalle nostre paure. Morte, vieni, ascolta il
pianto, tu mi segui allegrando, dove morto e redento, e tu inteando croce augusta, folgorante tron d'amore, sempre pianto questo cuore, onde piaga il mio Gesù, croce croce augusta al figlio, sempre pianto questo cuore, onde piaga il mio Signore, sempre pianto questo cuore. La texi. Gira. Quindicesima stazione, la resurrezione di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Girate così. Non c'è venerdì santo senza la Pasqua, non c'è croce senza la luce della risurrezione. Di buon mattino le donne vanno al sepolcro, tomano il macigno di pietra rimosso e la tomba vuota. Stupore e agitazione si impadroniscono di loro. Dov'è il Maestro? Si chiedono, ma Gesù non è più fra i morti, egli è vivo. Le donne lo vedono, la notizia si trasmette. Gesù è vivo. Questo annuncio attraversa la storia ed arriva ai nostri giorni. Gesù è vivo. L'umanità è libera. L'angoscia del peccato svanisce. Ogni paura si dissolve. Dio rimane con noi, egli è il vivente, la sua misericordia ha trionfato e noi, i salvati, rendiamo grazie al nostro Re vittorioso. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anima di Cristo, facci dono della tua santità. Corpo di Cristo, portaci a salvezza. Acqua del costato di Cristo, lavaci dalle nostre colpe. Sangue di Cristo, inebriaci di te. Passione di Cristo, conforta la nostra debolezza. O buon Gesù, ascolta la nostra preghiera. Dentro le tue piaghe, dacci rifugio. Dal nemico maligno, difendici. Nell'ora della nostra morte, chiamaci. Comanda che veniamo a te, a lodarti con tutti i santi, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre te vuoi fare, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Vogliamo concludere questa Via Crucis con la benedizione del Signore. Abbiamo attraversato la croce, veramente attraversato le strade del nostro paese, strade deserte ma affollate, perché da tutti i balconi, da tutte le finestre c'erano persone che guardavano, ma soprattutto che pregavano con segni particolari, dove i lumini, dove il drappo rosso era un segno di questa partecipazione. Ringraziamo veramente il Signore che ci ha permesso di fare questo momento come segno che oggi è Venerdì Santo, ma che è anche Pasqua. Penso che possiamo anche dare gli auguri a tutti voi con questa benedizione
considerando che abbiamo sì la TV che verrà trasmessa, quindi trasmetterà anche questi auguri e questa benedizione. Vi benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ringraziamo sì la TV, ringraziamo anche i vigili che ci hanno aiutato. Diamo però la parola al sindaco, che vuol dire anche qualcosa a conclusione di questa Via Crucis. Io vi ringrazio dell'invito, è una Via Crucis molto particolare, purtroppo surreale. E questo coronavirus ha segnato tutti quanti noi. Eravamo abituati da cattolici a vivere la Settimana Santa in maniera straordinaria nella nostra città. Ma oggi, con la croce che avete attraversato le strade del paese, io credo che sia un segno importante per tutti quanti noi. Nella laicità dello Stato, lo dico da sindaco, da primo cittadino, però ecco, rivolgiamo una preghiera al cielo che possa guardare questa nostra comunità. Io sono convinto che sia il nostro patrono San Giovanni Battista, che Gioacchino da Fiore sicuramente da lassù stanno pregando per questa comunità. Questa comunità prega anche per loro, e quindi che il Signore, che oggi, come dire, muore, ma che fra qualche giorno risusciterà, possa guardare San Giovanni in fiore e possa guardare questa straordinaria comunità che indegnamente mi sento di rappresentare. Grazie. Grazie a te. Grazie, voglio fare. Ti saluto, Croce Santa, che portassi il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria è segno d'amor. Il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. Ti saluto, Croce Santa, che portasti Redentor. Gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuore. Torniamo a casa, nelle nostre chiese vuote ma piene della presenza anche esterna. Abbiamo anche l'adorazione della croce alle 6, noi penso che anche voi. Quindi buona serata a tutti, grazie.